Abbiamo con noi Rino Agnello, ex sindaco di Enna, Pasti, presidente del Rotary di Enna. E, dottor Agnello, avete organizzato il premio Umberto Domina, che arriva alla terza edizione. Umberto Domina, scrittore, umorista, uomo di cinema, uomo di teatro. Perché Enna vuole onorare questo suo figlio? Perché è naturale, Enna ha visto un po' la crescita anche culturale di Umberto Domina. Abbiamo avuto anche io stesso la fortuna di averlo conosciuto, di aver frequentato in qualche modo anche la famiglia. È un patrimonio di tutta la nazione, ma ce lo sentiamo come patrimonio anche della nostra terra, per cui come Rotary abbiamo avuto questa intuizione, l'hanno avuto negli anni chi mi ha preceduto alla presidenza, Enrico Cascio e l'avvocato Amaraddio, e siamo orgogliosi di questo, perché un evento culturale di questo tipo, che valorizza una risorsa locale che è andata oltre i confini del nostro territorio, per noi è motivo di orgoglio, anche se devo lamentare che le istituzioni difficilmente oggi possono sostenere iniziative culturali che, secondo il mio parere, invece è un investimento in crescita. Purtroppo oggi gli enti locali tagliano le spese e la cultura diventa un costo. Dicevo prima, per noi è un investimento che magari non si può misurare con il PIL, ma certamente si misura in crescita culturale, che è una cosa importantissima per i giovani soprattutto, ma in generale per tutto il territorio. Grazie, dottor Agnello.